Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, autoparlanti, elettronica, in questo caso parliamo di hi-fi. C'è un professore di Padova, che ormai è morto da tanti anni, dell'Università di Padova, che parlava della legge di meccanica commerciale, ovvero distrofie del mercato legato al lavoro. Sulla certezza, sul dubbio e sul legittimo dubbio. Ecco qua, scienza commerciale analitica. Allora, cosa significa questo discorso qua? Qualcuno dice cosa c'entra con gli autoparlanti? C'entra con tutto, anche col motore dell'automobile. Allora, se voi andate da un meccanico, e avete la certezza che il meccanico vi metta a posto anche la pompa dell'iniezione. Allora voi andate dal meccanico, dopo 2 giorni, quando passate a vedere com'è la macchina, vedete la pompa dell'iniezione sul banco del lavoro e sapete che l'ha fatta lui. Quindi c'è la certezza. Se il meccanico vi dice: non passate, ti chiamo io quando la macchina è pronta, voi potete avere il dubbio che sia stato lui a farvi il lavoro. La spieghi perché ieri ho fatto lavoro in giardino. Quando invece il meccanico gli portate la macchina e dopo dalle 8 di mattina fino alle 6 di sera, dal lunedì al venerdì, è sempre al bar che beve i bianchi insieme agli amici e sputana questo e sputana quello, a voi vi viene il legittimo dubbio che l'automobile non ve l'abbia riparata lui. Praticamente lui, avete portato l'auto da lui e ha incaricato e ha portato la macchina da un altro a farvi la pompa dell'iniezione. Dopo una settimana quell'altro meccanico l'ha chiamato e ha detto: ascolta Giovanni, Giuseppe, vieni a prendere l'auto e avvisa il cliente che l'auto è pronta. Allora il meccanico a cui voi vi siete rivolti, avendo la certezza che fosse lui il meccanico, automaticamente vi è passato il dubbio che qualcosa non ci fosse di chiaro e alla fine avete avuto il legittimo dubbio che lui, il meccanico, non è stato altro che uno a cui avete portato l'auto. Il meccanico poi l'ha portata dal pompista, il pompista ha fatto tutto il lavoro di smontare pompa e tutto quanto, ha richiamato il meccanico e a sua volta vi ha chiamato voi per la consegna dell'auto. Allora, a questo punto qui avete avuto il legittimo dubbio che il meccanico a cui voi vi siete rivolti non ha fatto una sega, tranne che aumentare del 30% il costo e fare solo da tramite, cioè prendere la macchina vostra, portarla da un altro, riportarla nella sua officina e riconsegnarvela. Ecco. Cosa c'entra l'automobile con l'elettronica? C'entra perché la certezza, il dubbio e il legittimo dubbio possono entrare anche in un fattore di riparare un amplificatore, di riparare praticamente una cassa acustica, di riparare un registratore a cassette, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi il capitolo 1: se voi avete la certezza o avete il legittimo dubbio, a questo punto qui tutti gli altri punti li scartiamo a priori perché ormai voi siete convinti che la situazione è questa. Il dubbio, praticamente, il dubbio, lui, il professor Pizzi di Padova, diceva nelle sue orazioni quando faceva gli insegnamenti all'Università di Padova: quando voi comprate
Siete a conoscenza di una cosa. Quando avete fugato il dubbio, quello che rimane è certezza. Cosa ha detto lui? In definitiva, in parole povere, ha detto che voi vi affidate al meccanico, all'elettricista, a questo o a quell'altro. Se non avete nessun dubbio, la situazione va bene. Se voi iniziate ad avere qualche dubbio, a questo punto qui, quello che rimane alla fine del vostro dubbio è la certezza. Ora, se un imbianchino viene a casa vostra a farvi il lavoro, avete la certezza matematica che verrà fatto lui il lavoro, perché l'avete visto salire sulla scala, spennellare il muro e via. Se portate la macchina dal meccanico, praticamente per cambiare la batteria, avete la certezza matematica che il meccanico, sotto il vostro naso, vi ha cambiato la batteria. Se invece vi dice lasciate qua la macchina e dopo lui, a livello, diciamo, di elettronica, eccetera, eccetera, non riesce a imbroccare la situazione, voi avete un dubbio che questo meccanico si sia rivolto ad un altro per risolvere il problema. E questo dubbio qui praticamente tante volte è difficile fugarlo, nel senso che praticamente voi portatela alla macchina, lui vi richiama e rimanete nel vostro dubbio. Se invece dopo un tot di tempo, quando voi si ripresenta un'altra volta la faccenda e andate da un altro e dice ma questa macchina qua l'ho già vista perché me l'ha portata Tony, e cioè il meccanico a cui siete andati prima, voi, allora a questo punto qui voi avete il legittimo dubbio che il meccanico a cui vi siete rivolti prima non abbia fatto un cazzo, abbia solo portato la macchina dall'altra parte e poi se l'è venuta a riprendere per riconsegnarvela. Ecco, ora voi avete a questo punto qui la certezza, il dubbio o il legittimo dubbio? Il dubbio è quello che vi tiene in suspense e voi non saprete mai la verità, mentre la certezza la sapete e il legittimo dubbio è perché avete fugato il dubbio e adesso siete sicuri che la situazione è diventata certezza. Questo è l'insegnamento del professor Pizzi. Allora, io adesso sto iniziando una serie, diciamo, di sistemazione di casse acustiche. Io vi ho detto che ho diverse coppie di casse acustiche, e difatti ve le ho anche fatte vedere, cominciando dalle Epicur e finendo in giù in scalata con le altre 10-12 coppie di casse che ho. Allora, io conosco i produttori di foam in Italia per uso altoparlanti. Ce ne sono due. Uno è Ancona, ad Ancona, che non posso dire il nome perché altrimenti sputano il 99%, diciamo, di tutte le industrie, di tutti i centri assistenza, e un altro a Milano. Questo di Ancona anni fa ha venduto tutto il sistema meccanico per produrre il foam, per produrre praticamente le tele, quelle degli altoparlanti professionali, a uno di Milano, che non è proprio Milano, ma è in provincia di Milano. Anche questo non è di Ancona, ma in provincia di Ancona. Poi, importatori di foam, di altoparlanti, in Italia ce ne sono tre. Uno è nel Veneto, uno in Lombardia, e un in Emilia. Bene, preambolo questo che al momento attuale dice poco, però potrebbe dire anche tanto. Allora, io quando porto a riparare un altoparlante, i casi sono due: o ho la certezza che chi mi fa il lavoro sia lui che lo fa, ovviamente non avendo lui i ricambi se li fa mandare, ma questo è anche ovvio, anche al meccanico nel revisionare la pompa si fa mandare i gommini e tutto quanto dagli altri, dunque di conseguenza questo qui tiriamolo via, questo qui dalle spese del discorso. B, posso avere il dubbio che questo centro assistenza sia ottimo, referenziato e tutto quanto, però
sia bravissimo a fare elettronica. Ma il lavoro, diciamo, di riconatura, eccetera, eccetera, lo faccia fare a terzi. E di conseguenza posso avere il legittimo dubbio che io porto là gli altoparlanti e sarò richiamato a debito tempo e lui me le riconsegna e a me. E giustamente non sta a me valutare se l'altoparlante l'ha fatto lui o l'ha fatto un altro al posto suo. Praticamente praticamente ha svolto la funzione dell'intermediario. E di conseguenza io rimango col dubbio. Poi il dubbio a me delle chiacchiere di quanto uno sia bravo a rincoglionirmi, a me sinceramente non ci riescono tanto a farlo, dunque di conseguenza rimango io col dubbio. Quindi, se io lo vedo fare il lavoro, ho la certezza. Se io il lavoro non lo vedo fare, ho il dubbio. Conoscendo importatori e distributori che forniscono determinati centri assistenza, se non sento nominare nessun tipo dell'assistenza a cui mi sono rivolto, a questo punto qui ho la certezza che praticamente dove mi sono rivolto per fare le bordature non le ha fatte lui, ma le ha spedite e lui ha fatto solo il tramite. Ora a questo punto qui ho già fugato il dubbio e ho il dubbio certo, praticamente il legittimo, che il mio dubbio era legittimo. A questo punto qui andiamo al terzo capitolo. Il terzo capitolo abbiamo capito che l'unica certezza che ho a questo punto qui non esiste, perché praticamente io mi ero riproposto di entrare in quel centro assistenza perché fosse lui a farmi il lavoro. A questo punto qui, avendo consultato importatori, distributori, eccetera, eccetera, e mi hanno dato negatività sul fatto di fornitura, eccetera, eccetera. Dunque, quello che era un po' di dubbio e un po' di buona fede sono andati a farsi fottere perché io ho la certezza matematica, il 100% di certezza matematica, che questo signore non abbia fatto il lavoro. E andiamo sul capitolo 3. Il capitolo 4 sarebbe che qui rimaniamo, adesso ribaltiamo la frittata su là. Io ho il 100% di certezza matematica che lui non abbia fatto il lavoro. Mi sale il secondo dubbio. Allora, io pago un altoparlante 50, 70, 40, 30 euro, quello che è, insomma, per aver fatto l'altoparlante. Allora, il dubbio a questo punto qua, qual è il dubbio? Che il 50% di quello che ho pagato sia andato in mano a chi ha fatto effettivamente il lavoro. Il 40% se l'è intascato il centro assistenza solo facendo il passamano e il 10% sono le spese di spedizione e di ricevimento dei miei autoparlanti a quell'altro che ha fatto tutto. E mi rimane praticamente il legittimo dubbio di scegliere se continuare ad andare da questa persona o andare da un'altra persona. E qui ho fugato il quarto dubbio. Arriva il quinto, cioè ho fugato la quarta fase, insomma, dell'operazione, sempre. Perché il professor Pizzi, quando ha fatto le sue analisi, le ha fatte corrette, da come se voi vi rileggete il video, ve lo riascoltate, vedete che sono corrette. A questo punto qui, la fase 5, prima di barrarla, praticamente per escluderla, a livello analitico rimangono due opzioni. Se io ho avuto la certezza che il lavoro è stato fatto dalla persona a cui mi sono rivolto, questo qui diventerà quello che farà tutto dalla Z poi.
La B la eliminiamo perché il dubbio non c'è più e rimane solo la C, che qui rimane la certezza che se io ho appurato che il lavoro non l'ha fatto lui, non riesco a capire perché devo pagare una volta e mezza in più una cosa che non ha fatto lui, che ha fatto solo come passamano. Quindi di conseguenza la B non c'è più, il dubbio, ma c'è o la certezza e ho il legittimo dubbio. Allora, alla fine il 5 non è altro che la certezza che io ho pagato di più, diciamo, solo per sentirmi dire che il lavoro è stato fatto bene e per giustificare la cifra alta. Però ho avuto anche l'esito del legittimo dubbio che il lavoro non sia stato fatto dalla persona a cui mi sono rivolto. E di conseguenza, tirato via le spese di spedizione degli altoparlanti, di spedizione e di consegna, tirato via quello, i soldi che si sono incamerati, le spese del lavoro, che si sono incamerati quelli che veramente hanno fatto il lavoro, alla fine la differenza se l'è messa in tasca praticamente la persona a cui mi sono rivolto, che non ha fatto altro che fare da tramite a questo punto qui. Sapendo chi sono anche gli importatori e tutto quanto, sapendo chi forniscono e chi non forniscono, il dubbio scompare per il semplice fatto che se un nominativo di un centro assistenza non mi viene dato da questi signori, è anche altrettanto logico che chi mi ha fatto il lavoro non abbia ricevuto la merce e di conseguenza si sia affidato ad un altro. E questa qui si chiama scienza commerciale analitica, che molte persone non fanno, perché uno dice io vado là perché mi fido di lui, mi fa il lavoro, ma allora se io mi fido di una persona perché ha fatto il lavoro, poi alla fine, anche se il lavoro è ben fatto, però non l'ha fatto lui ma l'ha fatto un altro, perché io devo incamerarmi un 30% o 40% di spese in più da dare a questa persona che si è rivelata brava sotto il punto di vista tecnico? D'altra parte non ha fatto lui niente, ha solo fatto da tramite e si è incamerato gli onori. A me rimane l'onere di pagare lui come suo guadagno, come differenza, di pagare le spese del lavoro effettivamente fatto da un altro e in più tutte le varie spese di spedizione che ha subito lui da quando gli ho portato io la roba, eccetera, eccetera. Allora, a questo punto qua, quando voi spendete 50 o 70 euro di riconatura, se l'ha fatto tutto lui e vi ha chiesto di più, vuol dire che è gran bravo. Se vi ha chiesto queste cifre qua, tira via 10 euro di spese di spedizione, tira via il 25 euro di guadagno, eccetera, eccetera, alla fine praticamente la riparazione del vostro altoparlante è costata 30-35 euro. Perché io devo pagarne 70 quando io so che andando alla fonte ne pago 30 o 35? Allora, io adesso metto in moto questa macchina e vediamo un po' come va a finire. Allora, non è una cattiveria. Ora, se io ne avessi due, faccio e taccio. Ma siccome che ne ho 20 o 30 di altoparlanti, ci sto un po' attento. Ciao a tutti.